Benvenuti al telegiornale nella lingua dei segni. A Forio è stato stroncato da un malore questa mattina Pasquale Cicco, 75 anni, titolare della macelleria Viola allo Scentone. Si trovava presso il campo di bocce nel parcheggio sul porto di Forio quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediati soccorsi, ma purtroppo senza successo. L'avvocato Bruno Molinaro interviene sul piano di ricostruzione adottato dalla Regione. Il piano ha già fatto registrare la posizione contraria del sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino. Un piano fatto in fretta e furia per sfuggire agli interventi del Ministero. Pulizia dell'arenile che lascia a desiderare, mancanza di servizi igienici, un cattivo odore che proviene dal terreno retrostante e rende l'aria irrespirabile. Queste le criticità lamentate dai bagnanti che frequentano la spiaggia del Muro Rotto ad Ischia Ponte. La Regione Campania ha avviato una procedura per assegnare i servizi marittimi scolastici sulla tratta Monte di Procida, Procida e viceversa per l'anno scolastico 2024-2025. Il collegamento viene utilizzato in particolare dagli studenti che frequentano l'Istituto Nautico sull'isola di Procida. È tutto, ci vediamo domani.